Allora, eccoci qua. La terza prova di oggi è la Ducati Scrambler 800, motore bicilindrico raffreddato ad aria, un'icona di casa Ducati. Questa è la moto più venduta di tutta la gamma Ducati, perché anche il prezzo più accessivo, si parla di 9.000 euro circa, quasi 10 anche. Ok, specchietti, li sistemiamo, va bene. Parto e pronti via. Ecco la Ducati Scrambler 800. Anche questa è una bella biciclettina. Ripeto che questo filo che fa il giro degli strumenti non è granché. Dal punto di vista estetico, anche qui abbiamo una soluzione totalmente LCD, quindi molto molto avanti, diciamo, futuristica, e ripetiamo che per questo tipo di moto sarebbe per noi più auspicabile una soluzione analogica. Allora, francamente, la seduta mi pare un po' più scomoda della precedente Yamaha, perché le pedane sono più avanzate, quindi la seduta è un attimino un po' più scomoda, appunto il serbatoio è molto stretto, anche questa è un'altra bella biciclettina, però la differenza la fa ovviamente il motore, che è ricco di coppia ma limitatamente ai 75 cavalli che propone questa moto. Come abbiamo visto, questo sinistra, destra, sinistra ci ha fatto capire che la moto è estremamente maneggevole, piace molto. La strumentazione LCD però è una matrice normale ma molto leggibile. E va bene così, la seduta è molto comoda, si tocca benissimo, a terra la sella è molto bassa, le fasce non sono regolabili, direi da 41, abbiamo un doppio disco, no, un singolo disco, pardon, anteriore, freni Brembo e il motore comincia a scaldare ci fermiamo un attimo? Ok, ecco, il nostro amico sta arrivando, siamo pronti a ripartire, andiamo la marcia. Cambio molto buono, molto morbido. Sì, sì, è meglio essere sicuri. Questo motore, appunto, nonostante la sua bella dettatura, comunque comincia a scaldare. Ma era prevedibile questa cosa. Ripartiamo, pronti via, 1, 2, 3. Allora, quello che ci piace tanto di questa moto è l'handling. Il cambio sembra leggermente duretto, ma assolutamente gestibile, nulla di che. Il manubrio è un attimo più largo rispetto alla Yamaha, quindi dà maggiore possibilità di leva, quindi gestibile. Vabbè, questa moto va direttamente comparata con la XR7700, visto che con la 900 che ha una caratteristica decisamente più sostenuta. Qui abbiamo i cavalli per la gamma del 700, va bene, quindi non mettiamoci troppo della potenza perché è assolutamente inutile. Come detto, le frenatrizioni sono posizionate abbastanza orizzontali, le avrei preferite un po' più basse perché così si rendeva la frenata più naturale. Allora, la sella è un po' più scomoda rispetto alla XRS 900 e
quindi non è una moto che farà stare molto allegri il nostro posteriore, ma ce la facciamo. Questa è una moto concepita per l'utilizzo cittadino. Tutto ok. Le finiture di questa moto sono discrete, discrete barra buone, oserei dire. Non per niente è la moto più venduta in casa Ducati. Questo manubrio ampio e rialzato ci fa... Questa è la classica moto che si guida col culo, se mi si passa l'espressione. Perché l'avantreno mi sembra abbastanza piantato. È inutile usare con le marce, meglio passare subito la marcia superiore, perché questo motore dà il massimo di sé dai 3000 ai 6000 giri, non di più. Qui tra l'altro il pentachilometro, se lo vedete, è decimi nella parte medio-bassa dello strumento, francamente poco leggibile, avremmo preferito qualcosa di più leggibile. Su Yamaha la cosa era più immediata. Ecco, con questa bella S si vede tutta la maneggevolezza della moto. Ecco, come vedete è inutile tirare troppo, è meglio lavorare sulla coppia. Andiamo a prendere il nostro amico, perché se no penserà che siamo degli sfigati, e questo non va bene. Vediamo subito, giù, 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 ottima piega, velocità eccellente di più di presa della corda. Ecco, possiamo anche cambiare. Oh, veramente, si guida di culo sta moto. Devi spostare il battistento col culo più che facendo leva sul volante. Allora, l'avantreno non mi sembra molto, molto composto. Vediamo la frenata. Decisa, dura, la VS non è intervenuto. Guardate che angolo di piega possiamo raggiungere con questo moto eccellente. Ok, ah, tutto bene, è una moto che si guida col culo questa, spostando il baricentro più che col... È molto maneggevole, l'handling è eccellente. Ecco, il nostro amico ci ha confermato la nostra impressione. Adesso facciamo un po' gli smanettati, perché ci abbiamo anche di capire questa cosa, no? E alla fine noi siamo qui per questo. Allunghiamo la gamba, scagliamo un attimino per impostare bene la curva. Veramente, confermo la scarsa comodità di seduta, ma un handling veramente eccellente, veramente stretta. Il motore spinge bene fino appunto a 6000 giri, dopo è inutile insistere, è meglio passare al rapporto superiore. Ecco, sporgendoci un attimo con le ginocchia abbiamo una migliore leva. Veramente ti invita a piegare questa moto come nessun'altra. Ha un handling veramente superiore rispetto a tutte quelle provate fino adesso, e questo è veramente considerevole. Questa moto ci piace, è veramente un'ottima fan bike, lo definirei appunto fan bike di uso prettamente cittadino. Sì, certo, si può fare qualcosa con qualche cupolino aftermarket, ma vabbè, forse si sporcherebbe soltanto l'estetica della moto e non c'è motivo per farlo. Ok, eccoci qua. Arriva, arriva.
ecco, emerge il difetto, il motore scalda parecchio, il sistema di raffreddamento non è vabbè, abbiamo fatto un distanza non solo in cui ci voleva tagliare la strada, ma tant'è, buon per lui, se ha qualcosa da dire sono qua. Scusate per questa intemperanza, ma come si può dire, ho il tanto sul cuore. Bene. Elogeremo sempre la facilità d'uso di questa moto, che è veramente impressionante, di riferimento fino adesso. Vuoi per... beh, la cilindrata effettivamente non è neanche di quelle tra le più piccole, ma l'handling che ha questa bicicletta, non oserei chiamarla bicimoto perché francamente mi sembra l'esatta definizione per questo mezzo così polivalente e di facile utilizzo. Sì, decisamente la Yamaha era più impegnativa, vuoi per la cavalleria che disponeva. E per il peso maggiore, questo è veramente un peso piuma, sarà sui 170 kg in desumo. Meno traffico di quello che mi aspettavo, quindi questo ci facilita di molto il godimento della prova e questo va bene. Il faro tondo che vediamo nella moto che ci precede, che del resto poi della 400, questo non è 800, ci piace, ha un po' dell'accigliato e dell'incazzoso, una buona resistetica potrei dire da parte del costruttore bolognese. Cosa dire dell'altra? È molto veramente semplice, easy, secondo me è ottima come prima moto perché è veramente facile e consigliata a tutti. Sì, è una moto veramente immediata, facile per tutti questo come utilizzo. Ecco, la confidenza che, con la quale si affrontano le curve in piega è veramente notevole. Brava Ducati, su questo è fatto il momento centro. Eccoci qua, tornate all'ovile per la terza e probabilmente ultima prova di oggi. A meno che non ci si faccia provare la X-Blue 950 di casa Yamaha.